Noi commenteremo questo e tanto altro insieme a Tony Cioli-Puviani, trader indipendente. Tony, bentornato sulle Fonti. Beh, io ci sono sempre, abbiamo visto, fatto anche già altre due puntate, però bentornato la mattina Bentornato la mattina. alle Allora, 11 è per me un onore, io sono settimana contentissimo anche qui scorsa. con te, perché la mattina è raro, e quindi il bentornato alla mattina è idoneo a questa occasione. No, no, assolutamente sì, io lo dicevo perché non ti avevamo sentito settimana scorsa. Intanto, Tony, però oggi è una giornata molto interessante. Stiamo notando un po' di volatilità, specie sui mercati equity europei. Volevo chiederti un commento, ecco, è legato a Jackson Hole, legato alle incertezze politiche, magari tutto ciò che accade in Afghanistan, o ci sono semplicemente motivi tecnici? Ma no, io la direi un po' l'Asia, qualche problema in Asia, in Cina, probabilmente anche queste borse qui che non vanno bene e quindi danno un'impronta mattiniera di negatività ai future americani che poi si riflette sull'Europa. Per la verità, però, l'hai detto molto bene, è una giornata molto volatile. Io stavo osservando sia DAX sia FTSE MIB. La mattina mi concentro più sull'Europa e l'abbiamo già vista di tutti i colori perché abbiamo visto un DAX scendere fino a 15.690 nel suo future, poi rimbalzare in maniera poderosa a 15.837 per poi riscendere quasi sui minimi mentre sto parlando. Circa la stessa sorte il FIB, il future italiano che è ritornato sotto i 25.900 punti dopo aver raggiunto di nuovo 26 e essere passato da 25,8, quindi la vorrei nominare una mattinata d'altri tempi perché l'operatività qualche anno fa, questa poteva essere una giornata normale, cioè i 100, i 200 punti del FIB che si perdevano e si recuperavano, il DAX che perdeva 100, 150 punti per recuperarli e poi riperderli. Insomma, hai detto benissimo, è una volatilità da altri tempi generata per me più dalle incertezze dall'Asia, non so quanto l'Afghanistan, non lo so, però non perché voglio dire che non influisce, ma perché è veramente difficile capire quanto influisca. Perché le vicende di Afghanistan incidono solo sul prestigio degli Stati Uniti, ma non al momento dal punto di vista economico, quindi le borse sono ciniche, è difficile ricondurre dei ribassi causa il prestigio, però il prestigio, la perdita di prestigio è molto. E poi ci sono queste ultime voci di potenziali attentati da parte dell'ISIS che a quel punto invece potrebbero, se adesso poi chiudiamo il discorso perché non voglio neanche pensarci, però potrebbero essere effettivamente invece fonte di qualche problema geopolitico più importante. Speriamo che non succeda niente, e allora forse questo può influenzare la volatilità. Jackson Hole, non so se questa volatilità c'entri con Jackson Hole, tutt'al più da quello che posso vedere io, forse, sono le obbligazioni che sono movimentate dalle aspettative di Jackson Hole. Obbligazioni che abbiamo visto un super T-not tutto il mese di luglio e quasi tutto il mese di agosto, un super bund che addirittura ha portato i suoi rendimenti a meno 0,53, il future attuale a 177,50, e effettivamente da ieri e l'altro ieri qualcosa è cambiato. Perché pian pianino i rendimenti stanno normalizzandosi. E ovviamente i derivati più importanti, noi facciamo riferimento sempre al Bund e al bond americano, ma è ovvio che il tutto poi si riflette anche sul nostro BTP, sull'OAT francese e sul bonus spagnolo, perché i bond sono effettivamente tutti abbastanza correlati tra di loro. Ecco, vedo un'obbligazione più volatile, un po' più stanca, e forse, ci sono delle prese di beneficio su questi bond che effettivamente sono arrivate dei prezzi alti, che io considero alti, in particolare facendo riferimento all'inflazione,
che i tassi reali negativi, che non sono mai stati così alti nella storia dell'economia mondiale, ecco, tassi reali così non li abbiamo mai visti, e quindi forse c'è da imputare la volatilità sulle obbligazioni più al timore che domani o dopodomani i grandi, a partire dalla Fed, ma anche gli altri grandi che dovranno parlare via conferenza, a partire anche da oggi, possano dire un qualche cosa che può portare un pochino a dei rendimenti più accettabili, diciamo, visto il contesto dell'inflazione, eccetera. E questo forse è il timore, la nota rilevante di oggi. Invece il resto della negatività io la imputo più ai fattori asiatici, compreso anche Kabul, ecco. Ecco, un punto molto interessante, senza alcun dubbio stavo appunto per chiederti come bisogna interpretare questo rialzo dei rendimenti a partire dagli Stati Uniti, poi abbiamo visto situazione simile anche qua in Italia, tanto che c'è stato un allargamento dello spread a 108 punti base. Poi vediamo una domanda che ci è arrivata da Roberto. Buongiorno Mr. Tony, comprerebbe Enel al valore corrente per il long? È inevitabile che tu sia in diretta con noi e qualcuno non ci scrive per chiedere un'analisi su Enel. Poi bisogna dire che le utilities veramente hanno sofferto tanto. Benissimo, allora proprio 10 secondi sulle obbligazioni, vediamo 1,35 il rendimento adesso del T-Not. Esatto. Ma il T-Note, Alexander, abbiamo visto tranquillamente aprile a 1,70, 1,68, è stato tanto tempo da Pasqua fino a giugno a 1,70, 1,65, 1,70, e lo stesso Bund l'abbiamo visto arrivare quasi a zero. Poi qualche cosa è cambiato a fine giugno, quando la BCE, almeno per il Bund, cambiò la sua policy monetaria e decise che il target non era almeno il 2%, ma un 2% simmetrico, il che, come è stato espressamente detto anche da Christine Lagarde, consente la possibilità di non intervento anche se l'inflazione dovesse rimanere per qualche periodo anche al 3%, perché il simmetrico vuol dire che se sta al 3% per un po', vuol dire che è più facile poi che rimanga al 2%. È un po' complesso, però, e questo ha dato vita di nuovo a un impulso e a un acquisto importante di obbligazioni. Adesso c'è qualche accenno, forse nel timore di Jackson, o come abbiamo detto, dico, ecco, questa cosa che volevo dire. Martedì scorso abbiamo avuto le minute della Fed, ovvero gli appunti, la sintesi di quello che era stato detto nella riunione 28-29 luglio. Lì si è parlato di tapering, ma le obbligazioni hanno completamente snobbato. Sì. Il tapering completamente, quindi siccome io, sapete che guardo le obbligazioni per capire le cose, io guardo quello che succede e poi do le mie interpretazioni, ma su quello che succede, non quello che mi vedo. Io ho sempre detto le obbligazioni comandano, e quel grande violento recupero dei mercati azionari fino ai nuovi record, 51esimo record dello Standard & Poor's ieri, è dovuto al fatto che le obbligazioni non si erano mosse. Adesso c'è qualche movimento in attesa di Jackson Hole, probabilmente lunedì prossimo sapremo. Chiuso il discorso delle obbligazioni, giustamente Roberto mi chiede le commodity, le utility. E in particolare Enel. Allora, ieri abbiamo avuto il bombardamento di Snam, che proprio scendeva giù come un fuso, e anche di Terna e delle utility. Enel un po' si è salvata, e questo è un dato abbastanza confortante, perché c'è stato questo bombardamento. Io ho letto sull'agenzia ANSA, c'è stata l'agenzia di rating canadese che ha detto che le utility italiane, e in particolare si riferiva a Snam e a Terna, sono un po' troppo sovravalutate rispetto ai rischi che si possono prendere rispetto al regolatore, così ha detto, ovvero il regolatore, quello che decide le tariffe, eccetera, eccetera, potrebbe imporre delle situazioni forzate che potrebbero danneggiare i bilanci. Questa è la motivazione che ha dato l'agenzia di rating canadese RBS
e questo ha portato giù i titoli delle utility, e questo va detto. Enel si è salvata, il che tutto sommato, siamo a 7,70, lascia intravedere che il maggior titolo importante italiano sia rimasto, sia stato comprato approfittando di queste notizie del rating canadese, che poi vanno tendenzialmente nel dimenticatoio, nel senso, insomma, che ogni tanto ci sono questi downgrade che poi, gli upgrade spesso vengono scordati. Enel, Alexandra, è un titolo che l'abbiamo visto guizzare in maniera favolosa martedì, mercoledì e giovedì scorso, che addirittura è partito da 7,70 per arrivare a 8,01 in un momento in cui le borse stavano scendendo di brutto. Quindi ha questa caratteristica difensiva che io reputo valida per gli investimenti, molto valida, cioè nel senso che quando io ho qualche cosa che non di trading, che tengo in portafoglio, voglio essere tranquillo e magari rinuncio ad avere un titolo rampante alla tipo Ferrari Race, che è capace di farti $20, oppure altri tipo STM o altri titoli, i bancari in genere, che sono capaci di darti delle soddisfazioni importanti di bei rally, però poi quando vengono picchiati dure. Quindi Enel ha mostrato questa caratteristica di solidità, e come dico spesso è un titolo da sottostante certificati, perché è granitica su certi livelli. Quindi io personalmente ne ho qualcuna a questi prezzi qui, che io le prendo sempre a 7,80, ho preso il dividendino, quindi in questo momento col dividendo che ho preso il mese scorso sono sostanzialmente in pari, guadagno qualche cosa, le tengo senza ombra alcuna come investimento, però investimento, nel senso investimento da accumulare, da mettere lì, per me è la migliore opportunità che offre in questo momento il FTSE MIB. E spiego anche questo: Enel è rimasto indietro nel 2021, ma io, per me è un qualche cosa di positivo, perché sono sempre alla vecchia, preferisco comprare qualche cosa a basso, e nel tutto sommato è un prezzo da investimento e da difesa, nel senso che non dovrebbe, anche nel caso di calo dei listini, portare delle gravi perdite, e che è già una cosa da apprezzare. E quindi signor Roberto, io consiglierei di tenerle se le ha, o di accumularle gradatamente su questi prezzi, o meno, ancora meglio. Invece Fabio chiede, in ottica di certificati, come posizionarsi sull'euro-dollaro? In ottica di certificati? Così, oddio. Oddio, i certificati sono tanti, certificati, probabilmente fa riferimento a dei certificati leva o certificati turbo, immagino, perché i certificati, come comunque io do la view di euro dollaro, che poi può anche essere utilizzata con i certificati, non con i classici certificati di investimento, che in genere hanno anche sottostanti quotati in dollari o quotati in euro o anche quotati in yen, ma con la strategia quanto, si chiama così, il rischio cambio viene sempre calcolato dagli emittenti e viene neutralizzato, e quindi l'euro dollaro uno può, se siamo in Italia, può fregarsene e guardare solo al valore dei titoli nelle borse dove sono quotati. Ma su euro dollaro devo dire che io personalmente sono sempre stato, quest'anno almeno, più longhista, per cui ho sbagliato le mie view, perché io quando eravamo sull'1,19, 1,18,5, 1,20 propendevo più per l'1,22 che per l'1,17 scarso che abbiamo visto. Sì. Perché? È perché io ho sempre detto long, perché ero convinto, e ho sbagliato, che gli americani tirassero a svilire più possibile il dollaro, e avessero anche la maggiore possibilità di farlo qualora lo volessero, specialmente con Biden, che si era dimostrato a inizio anno più spendaccione ancora di Trump e ancora più espansivo, no? Quante volte abbiamo detto gli Stati Uniti fanno la teoria moderna monetaria, la modern theory, ovvero
helicopter money, è quello che abbiamo visto. Quindi la capacità effettivamente è andata un po' così, però evidentemente la forza dell'economia americana è tale da aver consentito queste manovre senza degli impatti particolari. C'è da dire che c'è anche l'inflazione americana, che è del 5% contro un'inflazione europea media ben inferiore al 3%, e quindi anche il differenziale dell'inflazione dovrebbe deporre a sfavore del dollaro, a sfavore del dollaro. E quindi io da fondamentalista rimarrei così di idea più per il long. In questo momento anche tecnicamente c'è stato un risveglio, e quindi non, pur ammettendo di aver sempre sbagliato, che io ho sempre detto long, io in questo momento qui confortato da questa 60-70 centesimi che sono stati fatti a inizio settimana, ecco, confortato da questo sono convinto non si deve mai dire, propenderei più per una visione long che potrebbe, attenzione, questo va detto, essere anche facilitata da quello che verrà detto a Jackson Hole a partire da oggi pomeriggio, o no, spiego meglio. Se dovesse Powell, ad esempio, dimostrarsi accomodante, il che non lo escludo affatto, nel senso dice ok, no, di tapering per il 2021 non ne parliamo, c'è la variante Covid, rimaniamo ultra espansivi, 120 miliardi al mese, e ribadire un po' l'inflazione sarà solo temporanea, quindi siamo al massimo espansivi, e può darsi che lo dica. Jack Kaplan, il presidente della Fed di Dallas, venerdì scorso si è esposto in questo tema, e Kaplan è uno che viene ascoltato, ecco il perché il dollaro si era indebolito. Quindi se sono molto dovish potremmo vedere anche già 1,18, 1,18,30 lunedì. Ecco, invece, però, ma tu... se no andiamo a perdere i soldi, ecco. Scusami Alexandra. Quali sono invece le tue aspettative proprio dal Jackson Hole? Hai detto bene, inizia questo pomeriggio, però per carità, Powell, il discorso di Powell è schedulato, anzi fissato per domani nel tardo pomeriggio, e cioè dopo le 17 ore italiane. Dunque, quali sono le tue aspettative? Perché abbiamo visto un bel po' di dati macro, questo pomeriggio vedremo altri dati macro, la seconda lettura del PIL per esempio, il dato del lavoro, e dunque ci sono i presupposti per qualche annuncio o come minimo un indizio, Tony? Alexandra, lo sapessimo quanto saremmo ricchi. Dunque, invece siamo poveri. No, sono poveri. Dunque, io provo a darle perché vedo i movimenti. Sono sincero, cioè mi piace vedere qualche movimento un po' particolare. E ho visto un bel movimento carino, sorprendente come al solito, perché per me euro-dollaro è molto affascinante, perché a me piace, ci opero poco ma lo seguo tantissimo, perché da lì dipende un po' tutto il mio ragionamento, anche che materialmente faccio nel mio trading. Sorprendente perché questo euro-dollaro, che era bruttissimo, cioè era molto forte il dollaro venerdì, fino a venerdì, e sembrava dovesse andare a prendere 1,16, improvvisamente si è messo lì a cavalcare e avanzare fino ad arrivare adesso a 1,1760 in contro 3. Questo sarebbe a significare, stando a un pochino di debolezza del dollaro, che Kaplan, che ha esternato venerdì, che dice oh, qui, e lui era uno di quelli che si era espresso per il tapering del 2021 subito, ha detto no, sto tapering calma un attimo, perché questa variante Covid dobbiamo ancora capire eccetera. Probabilmente aveva paura anche, come al solito, che le borse mercoledì e giovedì, anche quella americana, il Nasdaq, abbiamo visto scendere 100 e passa punti, lo Standard & Poor's eccetera, come al solito sono preso paura e ha cambiato idea, e quindi per emulazione si può immaginare che l'idea la cambiano in tanti. E quindi la dico così, ma ve lo dico veramente col cuore, non, io mi butto sempre se posso, ma per gioco
io mi aspetto un atteggiamento molto dovish da parte di tutti i banchieri centrali, tutti quelli che parleranno super dovish, perché ormai questo è il giochino che fanno, e quindi probabilmente a favore di una debolezza, visto che parlavamo di euro-dollaro, del dollaro, e per cui dai, lunedì apriamo 1,18. Ottimo, ottimo, questo è decisamente un target ambizioso. Tony, in questi ultimi istanti vorresti dirci qualcosa che magari a tuo avviso è, ecco, rilevante, importante da osservare e seguire? Ma io, guarda, ormai sono rientrato dalle ferie e c'ho un pallino. Ormai sono sempre stessi gli temi e mancava il gold. Loro che fa sognare, fa soffrire, le fa di tutti i colori. Quest'anno 2021 loro le ha fatte di tutti i colori, perché abbiamo, ricordiamo anche la serata della notte italiana, europea, del 9 di agosto, dove loro ha perso $100 praticamente dai prezzi di venerdì in apertura, per un colpo da biliardo di 24.000 contratti venduti nel giro di pochi minuti sul mini gold, i contratti Comex. E quindi uno dice: ma come mai l'hanno venduti? Non è stato un errore, è stato un qualche cosa di meditato, perché la tempistica con cui sono stati venduti i contratti, c'è stata la sospensione, la remissione, è durata, appunto, mi diceva qualcuno prima, un quarto d'ora, e quindi non è stato un errore. E poi però la ripresa immediata delle quotazioni, fino addirittura a superare i 1.800 dollari all'oncia. Ecco, questo mi lascia pensare che, visto che nel medio periodo loro sia stato un po' abbattuto nel suo valore appositamente, in maniera artificiale, per andare poi a switcharlo con l'oro fisico. E vi spiego il motivo in 10 secondi: perché le banche commerciali mondiali, ma anche le banche centrali, hanno bisogno di comprare lingotti fisici e oro fisico per andare a incontro alle esigenze di Basilea 3, ovvero dei nuovi regolamenti che dovrebbero vedere le banche commerciali mondiali più patrimonializzate e con meno carta. E ovviamente in questo caso la carta sarebbero i contratti future forward, e il gold sarebbe invece il loro fisico più gradito per rientrare in questi nuovi rapporti di Basilea 3. Quindi è normale pensare a degli switch, a degli arbitraggi. Si vende un po' di contratti sul Comex Future per andare a comprare il loro fisico, ma c'è la voglia anche nel vendere i contratti di andare a comprare loro a prezzi accettabili. Nella condizione di inflazione in cui siamo e dei tassi così bassi, l'oro oggi, che lo vediamo a 1790 circa, a mio avviso dovrebbe valere molto di più, e quindi può darsi che ci sia questa occasione. Ovviamente anche qui è il discorso come l'Enel: non è che oggi entriamo, compriamo un future e speriamo che domani o dopodomani di avere i risultati. È sempre in un'ottica tranquilla di investimento di qualche mese. Ottimo, grazie mille. Tony Cioli-Puviani, trader indipendente, grazie per essere stato con noi. Alla prossima occasione, ci risentiamo sicuramente nei prossimi giorni. Buon proseguimento di giornata. Grazie, sempre un piacere. Ottimo, se poi ci prendo, perché altrimenti male. Grazie Alessandra. Speriamo di sì, dai.